Salve a tutti, io sono Loofdog e bentornati a Dante's Inferno per l'episodio extra, dove giocheremo per prima cosa alla Selva Oscura e poi ai Tormenti di Santa Lucia. Difficoltà folle che per me basta e avanza. Non abbiamo sbloccato anche Dante... come cacchio si chiama? Dante col vestito da crociato? Pare di no, vabbè, stica, ci prendiamo Dante Fiorentino, che siamo belli precisi, no? All'inizio del suo viaggio, no? Nella Selva Oscura. Ci vuole, no? Questo è il filmato d'apertura. Riparte da capo? O c'è qualche differenza? Vediamo. Ah, ecco, direttamente. Selva Oscura. Ecco qua. Ok. Va bene, sexy albero. Stai calma. 10.000 anime. Ma abbiamo gli stessi poteri di prima? Fatemi capire. Ah no, tutto al massimo. Che figata. Vediamo se c'è qualcosa che posso provare che non avevo. No, però magari... sì, sta roba l'avevo sbloccata. Sì, va bene, delle 2X, queste cose qua. Ma... vai, boom. Esatto. E poi... Bello però così, eh. Tutto al massimo. Cos'era questo? Quello era bellissimo, cos'era? Questo non l'avevo sbloccato, no. Senti, amico, te ne vai. Ah, no, però mi hanno cambiato gli incantamenti. Aspetta. Io cos'è che volevo? Volevo questo, possibilmente. Ecco qua. Dobbiamo toglierci lui dalle balle. Che, come sempre, quando ci vietano di usare il potere del signor, è un problema. No! Oh, ma di che è fatto? Di titanio? Di adamantio? Vabbè, questo poi si fa sedurre dai ramoscelli. Io non lo so, fate voi. Ho capito che Beatrice te l'han portata via, però addirittura da farti fare gola dei ramoscelli. Insomma, stai un po' down bad, Dante, fattelo dire. Fra l'altro, evidentemente, io ve lo dico, a furia di parlare qua vicino, no? Non lo so perché, ma secondo me stanno... qualcosa ascolta il telefono, no? Perché mi manda sempre meme in base alle cose che dico mentre registro. Quindi qualcosa ci deve essere sotto, ma non stiamo qui a parlare di questo. Stiamo qui a parlare di... wow! A parlare del fatto che... mi è arrivato un meme troppo bello. dove dice sostanzialmente c'è quella clip di Ciccio Gamer. E il testo sopra è... poeta italiano del Medioevo quando viene rifiutato dalla tipa. Oddio ragazzi, non ci credo, posso portarvi un sacco di contenuti nuovi, no? È bellissimo. No, via. Ma davvero è solo questo la Selva Oscura? Sti 2x2 di bosco? No, dai, non potete essere seri. Tutta più che i nemici non ci sono neanche variazioni, sono solo ste quattro infamucce qui. Dai. Boom! Sì, continuano a uscire fuori, eh. Che strano. Però il fatto che mi abbiano bloccato lì, no, dai, ci deve essere qualcos'altro. Se no è davvero molto deludente la cosa. Certo è che o mi danno l'armatura divina, lì come si chiama. Vabbè, che comunque mi serve il mana, ecco, infatti. Dicevo, oppure mi trovano un cacchio di una cacchio di fontanella della vita, perché se no avremo dei grossi problemi qui. Oh. Sapevo che saresti venuto. Ok. Beatrice, sei proprio tu. Cosa accade? Io ve lo dico. Manderò. Cosa accade? A guidarti. Devi affrettarti. Beatrice, non temere. Sto tornando per te. Sto tornando. Dovremmo. Ma lui tecnicamente... infatti, lui era andato così all'inferno direttamente da casa sua, poi, da Firenze. Quindi...
così non avrebbe già dovuto pensare che fosse morta. Fra l'altro, ve lo dico già, l'ho tenuto nascosto per tutto il resto della serie, ma qui ve lo dico perché non so se riuscirò a trovare un rimpiazzo, mettiamola così. Ma sostanzialmente tutte le scene con Lucifero sfumeggiante, nel senso quando era fatto tutto di fumo, e a quanto pare anche qui con questa istanza di Beatrice, io vedo uno schermo nero, perché l'emulatore non ce la fa a processarla sta cosa. Quindi per le altre cutscene, vabbè, ho sostituito. Qui non so se troverò del gameplay della Selva Oscura, ma sì dai, ci sarà online da qualche parte, speriamo. Ad ogni modo, se non dovessi riuscire a sostituire, sapete già. Ok, ciao. Ah, ma quello è lo stronzo che ha ucciso Beatrice, aspetta. Lonza, la luna diffonde i suoi raggi da nord. Dirigiti a est, poiché la lonza maculata sbarra tutte le altre strade. Va bene, lo farò, però prima, cortesemente. Anzi, a reliquie, come stiamo messi? Fammi capire. Ah, ok, c'è una selection. Cervello, oh sì, perché no? Ok, bello. Gli attacchi efferati non sono più bloccabili. Vabbè, sì, ok. No. Le mosse, sì, assolutamente. E quindi i primi due erano incremento del cotone. No, non ci interessa. Quando la barra del mana è vuota? No. Ok, così. A posto. Vabbè, ha detto andate a est. Ok. Sperando che il nord fosse lì, perché no. Non è che c'ho la bussola sotto il cappello. Ma poi devo continuare ad andare a est, sempre. A est rispetto al raggio? Eh no, perché sarebbe di qua. Boh, vabbè. Ah. Ah, la luna diffonde i raggi da nord. Ok. Dirigiti a est. Quindi aspettate. Eccolo. L'infame che scappa. Diffonde i raggi da nord, quindi est è qui. Non mi basta seguire lui. No, no, non mi basta seguire lui, perché se questo è nord, allora est è qui. Ok. Stessa cosa? Cioè, a sto punto perché ucciderli questi? Ok, quindi invece qua è nord. E basta, dai, sti sputazzoni non mi interessano. Eccoci. Di nuovo non vedo nulla, ma... Me, gentil nel cielo, che si compiange, si che dure regole può frangere. È chiamata Lucia. Ah. Cercala nel tuo prossimo viaggio. Dai, ci sta. Chi è costei? Santa Lucia di Siracusa. Ah. Mi chiese il suo dimando e disse, Beatrice, Dante t'amò tanto, cuscì per te della volgare schiesa. Ma scusate, ecco, Lucia t'ha detto, no, t'amò tanto, bla bla bla. Poi invece fra neanche un'ora in game, sostanzialmente, oh, mi hai tradito, vaffanculo. Cioè, Beatrice, fammi il favore. Deciditi. Fighissimo, chi è questo? Bro, te da dove vieni? Quella. Ok, magari redenzione. Redemption time. Sì, credo proprio che sia redemption time. Vai di questo. Yeah. Vai di questo qui che è bello potente. Ecco qua. Ok, R2. E boh, condanna giusto per il divertimento. Ah, va bene. Hanno riutilizzato le animazioni per questo qui. Ci può stare. Anche se vorrei sapere com'è classificato. C'è il bestiario qui? Bestiario? Diavolo guardiano. No, non è un diavolo guardiano. Tentatrice lussuria. Ah, ok. Hanno riutilizzato pure questi. Che peccato, però. Sì, sì. Cioè, potevano aggiungere una dicitura. Invece hanno reskinnato loro e hanno detto, vabbè, sono loro, non ti preoccupare. È che Dante fino a questo momento non doveva sapere da dove venissero. Che poi sta cosa è preoccupante a livello di lore. Vuol dire che comunque Lucifero aveva trovato il modo di mandarli sulla Terra. No, però aspetta, noi siamo già morti, è vero. Cosa dico? Più che altro è stato crudele il farci attraversare di nuovo tutto per farci tornare qui, quando però era solo finto, insomma. Sì, sì. No, Dante. Cr-
credimi, ne vedrai di poppe in questo viaggio. Non ti preoccupare adesso di quella lì. R2. Condanna. E dai, fai quello figo però che li butti in aria, fai... E li strappi a metà. Meno male che la nostra croce ci aiuta. Eh sì che ci aiuta. Ok, R2. Sì, assolvi, perché no. Oh, ma sempre quelli dove c'è da premere. Dammi quelli lì con la levetta. No. Ragazzi, ho capito che vi sentite forti, perché ancora non mi avete incontrato. Però adesso le voci si cominceranno a spargere, credetemi. Pure loro. Sì, insomma, questo era proprio un asset swap molto becero. Vabbè, alla fine un livello in più, non c'è niente di male. Carino che abbiano menzionato Santa Lucia. Evidentemente questo è uscito dopo il DLC, oppure comunque avevano già i piani del DLC e quindi... Che effettivamente io sta cosa neanche l'avevo mai vista, non so da dove venga questo DLC, nel senso... Era un preordine? Era parte dei tormenti? Che cos'era? Un livello a parte? Boh. Vi ripeto, io i DLC è la prima volta che li vedo. E dai, però anche basta. Si attiva... Bellissimo, se attiva la redenzione. Posso attivare la redenzione, ma non gliene frega un cazzo. Cioè, rimane sempre imbambolato. Bellissima sta cosa. Comunque, la croce con la redenzione attiva. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ok. Leone. La luna diffonde i suoi raggi da nord. Dirigiti a ovest per scampare alla voracità insaziabile del leone. Sì, ma perché c'è un simbolo anche da lui? Non ho capito. Devo dirigere me stesso o il leone a ovest? Wow, ok. Va bene. Noi andiamo, che ne so. Vediamo che succede. Tanto se dirige da nord, ovest è quello lì, di fronte a noi. Ecco qua, la ruttata leonina ci indica la via. Sì, sì, devo spostare lui verso ovest, va bene. Però aspetta. Ok. Cioè adesso mi preoccupa sta cosa, nel senso che se il raggio viene da qui... E viene dal nostro primo leone. Vuol dire che quello è ovest? Ma no, perché sennò... Sono confuso, devo dire. Perché? A meno che non venga considerato come nord. Se viene riconsiderato come nord, ovest sarebbe... no, da dove siamo venuti, non è possibile. Ah sì che è possibile, però sì, si torna indietro e basta. Oh, frate, basta scappare. Vabbè, 50-50, ragazzi. Non ho capito il meccanismo, quindi 50-50. Facciamo quella di fronte a noi. Tanto appunto per sfuggire al leone. Ma perché se seleziono quella sbagliata, che succede? Torno indietro. Bene. Hop. Vabbè. È chiaro che dobbiamo andare dove scappa lui adesso, per la prima. Però abbiamo visto che per le altre non è necessariamente così, eh? Infatti, ecco qua. E questo? Mo. Non lo so, io sono perplesso ancora. Diciamo che non credo che ci farebbero andare due volte dalla stessa parte, quindi... Magari di qua? Speriamo? No. Mannaggia la miseria. Hop. Poveri pipistrellini, sono maltrattati proprio. Ok. Adesso scappa dall'altra. Seguiamo lui, che cacchio devo dire. Magari questa è la chiave. Ok. Bene. Seguiamo sempre lui a sto punto. Cosa vi devo dire? D'altra parte, sì, ci avevo anche pensato all'inizio, però ho detto no, non potrà essere. Però ha senso. Se la luce viene da ovest, punta verso ovest. Sì, è anche così.
Sì, questo era il trucchetto. Però vi giuro, ho pensato, beh no, dai, non avrebbe senso, perché metterlo allora, sto leone? E invece era proprio così. Mannaggia loro. Aspetta. Aspetta, ma il tipo c'è già andato. Oh no. Che ridere. Che ridere, guarda, l'ho ipnotizzato. Mamma mia, mi sto sbellicando. Sgualdrine, venite qui. Aia, vieni qui, ma con più gentilezza, però. Non te l'hanno insegnato nel tuo lavoro che ci vuole tatto? Mi piace lui, povero, non può fare nulla. Aiuto, 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 adesso sì che fa qualcosa. Ecco, appunto. Sì, sti qua sono troppo pesanti da sollevare in aria, apparentemente. Voilà, no? E dai, forza, non perdiamo tempo, signorine. Eccoci qua, la lupa. Scusa, eh? Prima di incamminarci ancora. Opla. Quindi, lupa, cerca la luna per svelare l'assassino, intercettalo. Ok, cerca la luna significa segui il raggio fotonico. Ma questo cosa fa? Perché devo spostarlo? What? Ok. Boh, cioè, sono delle colonne, poi non ho manco capito a cosa servono. Se vengono intercettate dalla luna, come dici te? No? Vediamo qui? Non l'ho capita sta cosa ancora. Sti tutorial qui non sono chiarissimi, devo dire. Boh. Cioè, che devo fare? Mi devo bloccare una via così? Ma andiamo dove va lui, che ne so. No. Vai adesso. Sì, ma sta colonna che... Ah, per intercettarlo, nel senso bloccagli la via, ok. Chiaro. Allora, boom. Aspettiamo che la luce torni da noi. E vediamo che succede. Dai. Grazie. Eh no, però. E se lo faccio mentre la luce è di qua? Dov'è che va? Bastardo, però. Io ho solo un blocco. Vai, 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 vai. Prendilo, non dormire, Dante. Va bene, evidentemente il blocco non va lì. Che mi dici di qua, invece? Dai, la luna adesso è qui. Aspetta, lui va da dove arriva la luna. Ok, allora se adesso gira di là e io vado qui, l'ho fregato. Oppure no? No, a quanto pare no. Ok, lui si attiva solo se io parto da un posto dove c'è la luna. Chiarissimo. Ma come mi dà una mano la colonna? Perché io gli blocco una strada, lui corre dall'altra. E avete visto che non c'è modo di fermarlo. Quindi... Boh. Cioè, esatto, ok. Adesso se io vado qui, lui esce da qua e torna di là, esatto. Stessa cosa se io rientro qui. Solo al contrario. Un aiutino? Cosa cacchio devo fare? Non... Mi sento stupido bestia, però d'altra parte... Boh. Devo metterlo a metà? Così? Dai, adesso che si gira. Però mi corre dritto adesso, cioè... Ma sei una merda, però. Amico, posso tipo piazzare una bomba sacra? Non lo so. Lo so che non è Worms, però...
una granata sacra, mi serve. Cioè, manco che dicessi, vabbè, posso fare... mentre sta correndo, perché già se n'è andato. Non lo so, facciamo così. Cacchio, vi devo dire. Magari bloccata a metà può servire. Ah, non ci posso entrare proprio. Bene. Ah, se torna... Ah, ok, dovevo tornare indietro, che scemo. Non era mia sorella. Era mia moglie. Ah, vabbè, peggio per te, amico. C'è la moglie che ti mette le corna. Ha preferito la vita alla lealtà, fedeltà. Scusate. E questo, insomma, è un tuo problema. Non lo faccio io il gioco, amico. Non faccio le regole. Io sono solo un giocatore. Te la devi prendere con chi ha fatto il gioco. Calmine, calmine, ragazze. Che siamo arrivati alla fine della selva, ridendo e scherzando. Bestie di Satana, tornate da dove venite. Se sto qua non si leva dal cazzo. Vieni qua. Ok, adesso ragioniamo, vero? Adesso si ragiona. Guardala, guardala. Ancora. È bastarda, eh. Ok, vabbè. Quel bello è che poi hanno cambiato i connotati a quelli lì per non farti capire che c'entrassero i demoni dell'inferno. Poi esce lui così, tranquillissimo. Ma sì. Vai di questo. Non è servito molto. No. Mannaggia la miseria. Vieni qua. Boom. Bellissima questa, devo dire. Aia. Questa ha fatto male. No? No. Magari così. Boom. Dai, amico, vai a nan. Che ormai il fuoco è spento. Ho perriato con la croce, avete visto? Oh, dai, potevi farmelo fare. Boom, boom. E che cacchio, ma avevo capito che non fossero più interrompibili. No, ok. Interrompete pure, non preoccupatevi. Oh. Amico, devo tirar fuori la redenzione. Ti prego, non farmelo fare. Ok, R2. Sì, volevi essere assolto alla fine, guarda, tenero. Aprite. Aprite. Ah. Oh. Vabbè, solo 3. Avrei preferito... Ok, 4. Va bene, sapete che c'è? No, no, perché proprio adesso? Il bello è che con il bonus alla resistenza che mi dà la redenzione... Non so se ci avete fatto caso, l'attacco del diavoletto non mi aveva salvato dal... Ah, finalmente! Non mi aveva salvato dall'ipnosi. Perché normalmente loro ti attaccano e tu ne esci fuori. Però siccome la redenzione ti rende immune a quegli attacchi. Cioè non immune in realtà, la vita la perdi ugualmente. Però non ti interrompono in qualunque azione tu stia facendo. No, ma più che lui volevo prendere loro. Cosa sta succedendo? M'hanno preso da tutti i lati. Guardalo, quanto mi danno fastidio quei nemici là. Cioè, loro sono le peggiori, veramente. Guardala. Oh, basta. Grazie. Il fatto che ti diano vita, ma non lo so, perché tecnicamente abbiamo visto i 3 animalucci. Adesso c'è la caverna, no? Cioè, vabbè, in realtà no, perché stiamo tornando a Firenze, esatto. Bello però, cioè, per quanto sia molto sgranato, ma bello. Uno solo sarà il nostro desiderio. Qualsiasi cosa accada, mia amata, resteremo insieme. Figata. Va bene, dai, ci stava. Nulla di che, come mi era stato anticipato, però una giunta carina. Adesso vediamo sti tormenti di Santa Lucia. Lucia di Siracusa, santa protettrice dei ciechi. Ok. Perseguitata dal mio pretendente pagano,
Ai. Cavati dalle orbite. Brutta questa. Torturato e profanato. Però mi hanno dato una bella falce. Ho conosciuto la gloria in paradiso. Dante, sarò la tua protettrice. Grazie. Se tu cerchi la luce nel tuo sì oscuro passato, io ti preparerò alla sfida che ti appronterai ad affrontare. Questi sono i tormenti di Santa Lucia. tipo una coach paradisiaca. Ci sta. Nessun profilo trovato, certo, continua. No, non mi interessa. Allora, bronzo, argento, oro, platino. Sì, sono proprio sfide. Ok. No, non voglio... Posso giocare offline? Non è possibile? Ah, vediamo un po'. Storia, vabbè, ce l'ha detto lei. Però la Divina Commedia, Santa Lucia è citata in più canti della Divina Commedia. È una delle tre beate che vegliano su Dante. E all'inizio dell'inferno è lei che sprona Beatrice a intercedere per la vita del poeta. Nel Purgatorio porta letteralmente in cima alla montagna un Dante dormiente. Nel Paradiso Dante la colloca di fronte ad Adamo. Figo. Con i tormenti, Santa Lucia diventa il secondo personaggio giocabile, un angelo guerriero che lotterà al fianco di Dante, combattendo i diavoli e gli schiavi dell'inferno. Figo. Però davvero, forse devo fare crea? Ok, creare tormenti è facile, scegli le arene, bla 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 bla. Ok. Allora, crea. Sì, il tormento va bene, va bene così, lo chiama il tormento di Luf. Ok. Come si fa? Enter, ok. Seleziona arena. Vediamo cosa abbiamo. Traversata da Cheronte, palude dello Stige. Vabbè, tutte quelle del gioco, ma non ce n'è di extra? Sì, fontana della lussuria, peccati di violenza. No, questo no. Città di Dite. Ok, questa è nuova. Rovine della chiesa, cupidigia, forse è nuova. Ah, e sono solo queste. Ma città di Dite. E basta, non posso selezionare Lucia? Scusate. Ok. Ah, va bene. Una ondata, bla bla bla. Sì, aggiungi arena. Fontana della lussuria, aggiungi arena. E... peccati di violenza. Ok. Voglio giocare come Santa Lucia, esatto. Ah, due Dante. Ma... mi mette un bot? Secondo voi? No, credo che... credo che poi abbia lo slot vuoto, quindi facciamo Santa Lucia. E va bene così. Sì, le arene ci sono. Nome, sì, gliel'abbiamo dato. Descrizione, va bene, congratulazioni. Dante non è selezionato per il tormento. Numero di vite. Ah, ok. Tre vite. Salute normale, mana normale. Incantamenti e abilità, vediamo lei cos'ha. Le stesse? No, martirio. Santa Lucia sacrifica salute e mana per infliggere una gran quantità di danni a tutti gli avversari nelle vicinanze. Figo. E poi gli altri sono gli stessi. Va bene. Ci sta. Metterei da provare questo. Cos'è che era? Martirio. E sì, per il resto possiamo cominciare. Si può? Prova. Sì, prova l'arena attuale. Prova tutto il tormento, esatto. Guardatela però, bellissima, Stai calmo, che voglio solo guardare un po'. Bella, guardate, muove le ali molto più velocemente quando si corre. No, bella è bella, un bel personaggio. Davvero, io sono convinto, non mi si può dire di no. C'era l'intenzione... c'era l'intenzione ben fondata. Ah, non ci avevo messo i nemici, è vero. Vabbè, c'era l'intenzione ben fondata di fare anche qualcos'altro dopo Dante's Inferno. Peccato veramente. Un Dante's Purgatorio, poi Dante's Paradiso, soprattutto non so come avrebbero fatto a farlo. Però poi ci ho pensato, dopo che ho finito il finale. Se ci fate caso, no? Quando Dante si strappa la croce e diventa il serpentello, quello comunque vuol dire Lucifero ancora, qualcosa sta escogitando. Quindi magari potevano fare nel Purgatorio una serie di, tra virgolette, prove comunque per Dante. Quindi sarebbe stato in linea, no? Devi scalare la montagna, devi arrivare, va bene. Però invece si teneva il gran finale per il Paradiso, dove Lucifero in qualche modo era riuscito a riaccumulare delle truppe, riprendere le sue forze, e sferrava un attacco contro il Paradiso. E lì dal Paradiso bisognava appunto arrivare poi fino a Dio, magari, che
in quel momento era impegnato nello scontro con Lucifero, però poi noi subentriamo e... Certo, perché subentrare a Dio? Dovrebbe riuscire a farcela da solo. Vabbè, poi si inventavano qualche cazzata, non lo so. Insomma, non sono io lo sceneggiatore, però... Era un'idea. Piuttosto... Abilità, ecco, voglio vedere. Laicità e santità. Giustamente lei non è empia. Chiamata della fede, ok. Salvazione santa. Calcio angelo. Wow. Zenith santo. Percussione. Tieni premuto quadrato per ruotare rapidamente. Bellissima sta cosa. Ok. Tempesta santa. Ok, sì, l'abbiamo visto in atto. Araldo della fede. Vabbè, si scialla. Trionfo angelico. Ma sono bellissimi. Cioè, mi dispiace non poterla giocare. Guarda questo, è tipo l'attacco di Raiden. Quello dove fa... Ah, soprattutto... Sì, sì. No, è bellissima Santa Lucia, cioè... Non scherziamo. Guardala! Guarda com'è dinamica! No, davvero, peccato non poterla usare nella storia. Cioè... Ma poi avete visto che spara i raggi Avete visto che spara i raggi laser dagli occhi? Santa Lucia! Sembra un po' una presa per il culo, però... Hop! E hop! No, grandissimo. Peccato veramente. Adesso vedo se riesco a metterci dei nemici dentro. Come si fa? Modifica? Sì. Ah, eccoci. Avversari dell'ondata. Modifica ondata, sì. Mamma mia, era proprio, sì, una cosa online questa si vedeva. È fatta apposta per condividere le proprie arene. Va bene. Qui ci mettiamo... Anima perduta è nuova, vero? Più aggressiva del bambino, esatto. Ok. Demone. Sì, ci sono un sacco di nemici nuovi, forse. Seduttrice e tentatrice. Ecco quali erano le differenze. Sirena della selva. Crociato dannato. Capitano dannato. Goloso. Eretico. Arcidiavolo. Malacoda. Vabbè, non tanti più nemici. Qualcuno, qualcheduno. A meno che questi non ci fossero da sempre, non li avevo visti, ma... Va bene, dai, ci mettiamo un golosetto. Ci mettiamo... Diavolo guardiano, esatto. So che sto mettendo uno, uno e uno, però... Siccome alla fine si tratta solo di sconfiggerne un po', non voglio sottomettervi a questa tortura, a questi tormenti. Sennò poi appunto mi metto a tormentare voi, non mi sembrerà il caso. Una tentatrice, sì. Sì, va bene, va bene. Ah, posso mettere anche degli aiuti, questa è bella. Cosa abbiamo? Questo. Questo cosa fa? Il coraggio di Beatrice darà al giocatore un potenziamento automatico per un periodo limitato di tempo. Figo. Diritto divino. Dopo alcuni secondi della sua invocazione darà luogo a una grande esplosione. Sì, sì, grazie. Questo voglio vedere come funziona. Sì. Porta? In che senso? Non disponibile a causa del budget. Ah, divertente. Però cosa sarebbe sta porta? Allora vediamo, togliamo questo. Posso? Sì. Ah, ok. Ok, così non è bello interagibile subito. Mamma mia, questo budget. Trappola gas. Affettatrice. Sfiato infernale. Affettatrice, perché no? Uccidili tutti, uccidili in fretta, combo corpo a corpo, non subire danni, salute in discesa. Ok, figo. No, lascia uccidili tutti. E bella così. Prova, sì. Prova l'ondata, l'arena attuale. Aspetta, ma tutti insieme? Cos'è sta cosa? Posso fare anche un mega raggio. E se faccio così? Wow. Bellissima! Ma è bellissima! Cioè, guardatela! Guardatela! Cioè, veramente... Mi dispiace solo che appunto questo sia un extra così... Cioè, e posso fare il bombardiere! Posso fare il bombardiere, guardate! No, vabbè... Io prima di disinstallarlo un paio di round con lei comunque me li faccio... È troppo bella da giocare. Cioè, guardatela. Ma che cos'è, veramente?
Guarda qua. No, vabbè. Boom. Ah, voglio provare la bombetta. Bombetta? L'ho già fatto senza volerlo? Mi sa di sì. Ok, al che... Che altro possiamo provare che non abbiamo visto? Vediamo un attimo. Anzi, la santità non l'ho guardata, ma... Ok, tieni premuto L2 mentre sei per planare, va bene. Sì, vabbè, c'era bisogno di mettere la vita, non lo so. Assalto astrale, quadrato, quadrato, mentre tieni premuto R2. Beh, sì, abbiamo fatto, credo. Turbine angelico. Vabbè, sono tutti gli attacchi in aria da questo lato. Si è capito, si è capito. Fighissimi però, veramente. Ma che cos'è? Guardatela, è una macchina da guerra. Bellissimo. Cadere del padre, bla bla bla, marcia angelica. Ok, sì, dai, più o meno abbiamo provato tutto il moveset. Ehi, guardate che l'amichetto ce ne mette per morire, eh? Ecco fatto. Arena completata. Va bene, dai, allora direi che possiamo anche chiuderla qui. Peccato veramente, se fosse stata un'espansione story-driven... Ma cosa non sarebbe stata? Ma veramente? Già solo appunto per il poter usare Lucia. È una cosa pazzesca. Ma poi immaginatevi, siccome immagino comunque sarà stato figo all'epoca, avere dei tormenti online con un amico, un Dante e una Lucia a fare il botto, il botto. Eh sì, 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 quello sarebbe stato molto, molto figo. E purtroppo, vabbè. Non so se ci sono le funzionalità online sul emulatore, magari anche sì, però non è questo il caso di esplorarle. Quindi vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto, da Loofdog è tutto e noi ci vediamo alla prossima serie. Ciao ciao!